Buonasera. Funzionerà, buonasera, buonasera, buonasera. È aperta. È aperta, buonasera. Io alle 7 ero a casa stasera e dovevo leggere il mio pezzo, mi telefonano e mi dicono vieni a presentare la serata, senz'altro, siamo qua. però sono contento, onorato di presentare tanti milanesi d'adozione, di origine, che leggono pezzi di altri milanesi d'adozione e di origine. Sono veramente contento. Il Duomo che abbiamo qua è di Emanuele Luzzati, un grande scenografo che tutti voi conoscete senz'altro, e adesso, siccome siamo in tanti e non ci vogliamo annoiare neanche un momento, abbiamo Davide Rampello. Siciliano, veneziano, milanese, che legge un pezzo, me l'hanno dato prima, di Zygmunt Bauman, che milanese proprio non è. Ma forse, anche se con un linguaggio un po', insomma, sta a me, insomma, riuscire a interpretare quello che Bauman dice a proposito dell'appartenenza. L'individuo premoderno non aveva esperienza di isolamento né di alienazione. Questa è la nostra moderna costruzione dell'individuo premoderno. Sarebbe forse più prudente dire che l'individuo del mondo premoderno non aveva esperienza del non avere esperienza di isolamento o alienazione. Non aveva esperienza del senso di appartenenza, dell'essere membro di qualcosa, del sentirsi a casa e dell'essere unito ad altri individui. L'appartenenza implica la coscienza di essere insieme, ovvero l'essere parte di. Pertanto, essa contiene in sé, inevitabilmente, la coscienza della propria incertezza, della possibilità di isolamento, del bisogno di allontanare o vincere l'alienazione. Percepire se stessi come non isolati o non alienati è moderno quanto l'esperienza dell'isolamento o dell'alienazione. Grazie.